tutti. Dopo vari articoli pubblicati su iPhone Italia riguardante il Kyoki, abbiamo deciso di realizzare anche un video. Per chi ancora non lo sapesse, il Kyoki possiamo definirlo un applicatore di pellicole, un utile accessorio che ci permette di applicare uno screen protector sui nostri iPhone, come iPhone 3G, 3GS che hanno appunto la stessa forma, oppure l'iPhone 4. Noi applicheremo una pellicola sull'iPhone 4, poi però vi mostrerò che l'iPhone 3G comunque entra perfettamente anche dal suo lato predisposto. Intanto vediamo cosa troviamo all'interno della confezione. Allora, prima di tutto c'è il Kyoki. Come potete vedere, iPhone 4, la forma dell'iPhone 4, iPhone 3G con la forma dell'iPhone 3G. Naturalmente ci va anche il 3GS, dato che hanno la stessa forma. Poi abbiamo un panno che serve per pulire il display, sia prima che dopo aver applicato la pellicola. Ci sono degli adesivi che poi vi spiegherò dove vanno applicati. Una card in plastica che serve per togliere le bolle, le eventuali bolle che si creeranno sicuramente, come spesso accade quando si applica una pellicola. E poi le pellicole. Eccola qua, noi ne prendiamo una. Ecco qui, facciamo un po' di spazio. Ok, come funziona il tutto? Beh, per prima cosa dobbiamo posizionare la pellicola nel lato corretto. Fate sempre attenzione a prendere il lato giusto anche per quanto riguarda la pellicola. Da un lato vedete step 1, step 2. Step 1 lo posizioniamo così, quindi prendiamo il Kyoki e mettiamo la pellicola all'interno nella forma, vedete qui c'è la forma della pellicola all'interno, faccio vedere meglio, vedete qui i bordi della pellicola. Poi, stavo dimenticando, ci sono gli adesivi che servono appunto, che vi ho fatto vedere prima, che servono appunto per tenere ferma la pellicola all'interno. Di nuovo, facciamo attenzione che la pellicola sia dal lato giusto. Ok, cerchiamo di metterla il più preciso possibile. Perfetto, qui e qui. La fissiamo per benino ai due adesivi, così non si muove più. Controlliamo che sia stata messa bene. Scusate se non inquadro bene, però ho la fotocamera davanti e non vedo. Ecco fatto. Bene, messa bene, potete vedere i bordi sono perfetti. Ora, cosa ci resta da fare? Togliamo la parte superiore che protegge la pellicola, piano piano così non si stacca dal Kyoki. Ora prendiamo semplicemente l'iPhone 4, display rivolto sull'accessorio, e lo inseriamo
lo spazio, come potete vedere c'entra giusto giusto, ecco qua, non si muove, c'entra perfettamente. Facciamo aderire la pellicola, magari lo giriamo, applichiamo anche sfruttando i buchi dall'altro lato. Ok, ecco qui. Adesso stacchiamo la pellicola. Uno e due. Ok, ecco fatto. La pellicola è sull'iPhone. Adesso prendiamo la card in plastica che appunto ci serve per eliminare le bolle. Piano piano, questa magari è un'operazione che richiede un po' più di tempo, non è che sto qui a farvi vedere come si tolgono le bolle, ma giusto, ecco qui, vabbè, poi lo fate per bene voi a casa. Togliamo giusto quelle più grandi, ecco qui. Ora c'è l'altro pezzo, la seconda protezione, e via, questa molto facile, si può togliere molto facilmente. Di nuovo qualche bolla da eliminare, magari utilizzando questo più facile. Ecco fatto. Bene, come potete vedere, guardate un po', perfetto al centro del tasto home, fotocamera frontale, eccola qui, perfetta ai bordi. Ed ecco fatto, pronto all'uso. Beh, un accessorio sicuramente molto valido per chi ha difficoltà ad applicare le pellicole sul proprio iPhone. Ora vi voglio giusto far vedere che il lato iPhone 3G è perfettamente uguale all'iPhone 3G, scusate il gioco di parole, ecco qui, vedete? Fermo, non si muove, il funzionamento è lo stesso, basta mettere la pellicola. Purtroppo non posso farvi vedere perché non mi ritrovo al momento pellicole per il 3G, però vi assicuro che funziona precisamente allo stesso modo. Ok, spero di esservi stato utile, alla prossima!